Il Senato approva. Passato lo scoglio del Senato, con le astensioni di Italia Viva e di 5 leghisti, la riforma della giustizia è legge. Vediamo le novità più rilevanti. Introdotto il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi a livello locale o nazionale. Scatta in questo caso l'obbligo di aspettativa per i magistrati, che allo scadere del mandato, se dura almeno un anno, non avranno modo di tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati che si candidano ma non vengono eletti, per 3 anni non possono tornare a lavorare nella regione in cui si sono candidati, né assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate. PM e GIP o GUP. Separazione delle funzioni. È previsto un solo passaggio di funzione tra requirente e giudicante nel penale entro i 10 anni dall'assegnazione della prima sede. Il fascicolo personale del magistrato, con la storia complessiva delle attività svolte, contenente quindi dati e non valutazioni di merito, verrà aggiornato ogni anno, non più ogni 4. Infine verranno ridisegnati i collegi per l'elezione dei membri togati del CSM. Che si riunirà il prossimo 23 giugno in plenaria alla presenza del Capo dello Stato per nominare il nuovo Procuratore Generale della Cassazione e assegnare altri incarichi direttivi.